Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui in questo video per presentare questo caprone posizionabile creato da Mike. Il modello 3D è stato fatto da Mike, mentre per le texture è stato fatto con l'aiuto di GianluFarmer92, che ha aggiunto, vabbè, la catasta delle legne, texture varie del cemento. Qua vedete il cemento non nuovo di zecca, ma cemento vecchio con muffa varia, un po' scrostato, un po' fatto male, pezzettini che mancano, crepe varie, questa catasta di legna con la svarna sopra, o la squarta, come che dice RedStrike 89, tanto che mi sono incastrato su sto cazzo di robe. Tutte le volte che passo per di qua mi sono incastrato proprio adesso. Boh, là, a posto. Come vedete, vabbè, texture vecchie, capo non usato, quindi nulla di nuovo. Posizionabile come detto prima, quindi potete metterlo dove volete. Per ora questo modello qua, la versione beta, sarà per deposito mezzi, quindi come vedete ho depositato un po' di mezzi. Ci saranno tipo 1, 2, 3, 4 trattori di questo tipo qui, qualche carro. Anche di là c'è un piccolo deposito per un trattore. Come vedete è vecchio, e l'unica paga che ho notato è questa parte qua, che manca la copertura sopra. Da sopra non si vede, poi faccio vedere anche le tegole. Come vedete manca un pezzettino, mancano dei pezzi di struttura per rendere il capannone più completo. Come vedete mancano dei pezzettini, spero risolvano una nuova versione. Questa qua è una beta, quindi devono risolvere. Ora vi faccio vedere i coppi, e eccoli qua. Come vedete sono, vabbè, un po' sgranate, sono delle texture posizionate. E qua si vede la pecca del capannone qui, che si vede qua, non vedete, ma quando voi andate sotto vedete tutto. Quindi è solo una piccola miglioria da fare, per il resto nulla di male, anzi fatto abbastanza bene, dai, abbastanza. Per essere un primo modello direi che non è male. Per chi di voi è interessato, link in descrizione come sempre, modo hoster ovviamente, e se vi interessa vedete anche fatto bene tutti i copi qua, messi bene, texture decenti. Io e GianluFarmer sono stati qua un po' a scegliere magari il colore delle texture dei muri, per farle sembrare un po' più vecchie, un po' più usate. Mi ha detto guarda, fai così così con là, ha cercato un po', non ho cercato un po', alla fine ha scelto queste texture qui, e devo dire che sono veramente fatte bene. Beh, comunque vabbè, se vi interessa, come detto prima, il link è su Modoster, ovviamente sempre in descrizione. Ogni test mode ha sempre un link in descrizione, quindi non chiedete, basta solo guardare la descrizione, ci sarà scritto link mode o link col nome della mode presentata nel video. Quindi niente di strano, è una mode semplice, non pesa nulla, posizionabile, quindi se magari vi serve potete metterla dove volete. Basta che andate qua, categoria mode, oggetti posizionabili, capannone per ricovero attrezzi, lo mettete dove volete, lo girate, ma lo mettete anche qua a fianco se magari vi piace metterlo, non so, dove vi serve. Mettete qui dove volete, vedete anche c'è il deposito cippato, che nella prossima versione verrà aggiunto. Qua vabbè si vede perché è nascosto sotto, ma non è ancora attivo, quindi è solo figurativo. E se non lo mettiamo, potete metterlo dove volete, in mezzo ai campi, dove volete, qua. Potete metterlo dove volete, insomma. Se vi interessa lo mettete e lo usate magari per deposito a mezzi. Per ora, nella prossima versione sarà dedicato anche al cippato, quindi qua avrete un bel mucchione di cippato sotto a questo tetto qui. Bene, dopo questo test mode è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.